mi divertivo, cioè, perché loro, io me le ricordo tutti quando erano tutti e tre, quindi inizio anni 50, perché poi mio padre sì lavorava per la Fonola, ma alla sera era sempre poi in studio con i fratelli, cioè lui ha sempre collaborato con i fratelli, anche tutte le mostre della RAI che hanno fatto la Montecatini, lui era sempre dentro con i fratelli, lui si occupava di suoni, di luci, di cose, un po' più specifico, però, e tutti e tre erano vicino allo studio del nonno, stavano lì in corso di Porta Nuova, prima di Piazza Castello, e loro erano pieni di giocattoli, quindi noi bambini, io e i miei cugini, ci divertivamo sempre, perché si divertivano, c'erano le rivoltelle con la freccia con la ventosa, e da lì è venuta fuori la lampada ventosa, quella che, ecco, quindi avevano comprato la pistola, allora c'avevano lì la... E poi, non so, c'avevano un sistema, c'erano tutti i soldi appesi al muro, le banconote, uh-huh. E usavano un sistema perché avevano scoperto che tirando una puntina da disegno infilata alla banconota e una moneta sotto, la moneta faceva da martello e pac, incollavano tutte le monete. E così, poi facevano petardi, cose... Costruivano loro, mio padre andava a comprare la polvere nera, la polvere da mina, poi mettevano lì e facevano scoppiare. Era sempre... Poi nonno era più matto di tutti gli altri, nonno scultore, nonno Gianni. E noi ci divertivamo sempre, perché lo studio... Allora, loro, io sostengo sempre, a differenza di molti che fanno il contrario, loro facevano delle cose serie in maniera scherzosa. Mentre il 90% fa delle cose ridicole in maniera seriosa, quindi, dei nostri colleghi, no? Che poi io lavorando con la luce li ho conosciuti molti in Italia, all'estero, quindi e era molto divertente, noi quando eravamo in studio ci divertivamo sempre, perché c'era sempre qualche cosa. Non so, cioè, avevano portato dall'America la molla Slinky, era quella molla che ci giocavano con la molla Slinky, loro, giocavano loro, giocavamo noi. Ecco, era sempre. E tanto che giocavano con la molla, disegnavano, facevano, gli veniva qualche idea magari. E la lampada Boa Lum, per esempio, che mio padre ha fatto col Frattini, quella dell'Artemide, il Serpentone, è nato perché avevano visto. Erano lui e il Frattini a Anacapri, perché facevano l'albergo dell'Imperial lì di Anacapri. Erano in piscina e hanno visto quello che puliva la piscina con un tubo. E diceva, possiamo fare una lampada con quel tubo lì. Cioè, quindi le idee venivano sempre non mettendosi a tavolino, ma guardandosi in giro. Ecco. Sì, loro avevano, ogni tanto mi ricordo qualche architetto che... E poi soprattutto questo rapporto che avevano sempre con i grafici. Steiner, Huber, Tovaglia, Pino Tovaglia, Provinciali, ecco, tutta questa gente che transita, i Liprandi, transitavano, erano sempre in studio e sempre a divertirsi, questo, era sempre, c'era sempre questo concetto di lavorare divertendosi e difatti loro lavoravano sempre sabato, la domenica, la notte, spesso io mi ricordo mio padre dopo cena andava in studio e stavano lì fino a mezzanotte, magari si divertivano, magari giocavano anche a carte, intanto magari veniva un'idea, cioè era un modo di lavorare molto divertente e noi ragazzi ci divertivamo molto. L'oggetto a cui sono più affezionato è quella radio là, che adesso le faccio vedere nel dettaglio. Questa qui, che c'ho solo io non ne ho viste, cioè le ho viste le altre in giro, ce n'ha una anche mio fratello, una ce l'ha i figli di Achille, forse una ce l'ha anche la Giorgina. Sono diverse perché? Perché questa qui fu i primi prototipi che fecero, la Fonola,
e materiale non è materiale, non è plastica, è resina fenolica questa. E c'era un problema negli stampi, ogni tanto si spaccava perché qui il problema del risucchio qui era e diventava debole. Allora dopo l'hanno addolcita e quelle che sono uscite dopo sono queste erano delle primissime. La prima serie era questa qui. Ecco perché sono affezionato a questa qua. E questa perché disegnata, qui non c'è l'Achille. Era mio padre Pier Giacomo e Cacciadomignoni. Quindi questo è l'oggetto a cui sono più affezionato. Perché l'idea rivoluzionaria di questa radio qui è stata quella di mettere le valvole in orizzontale. In tutte le radio, quei catafalchi lì, mettevano le valvole. Invece mio padre, questa era la radio a 5 valvole, si chiamava. Adesso le radio, le valvole qui, l'altoparlante è stato portato fuori, quindi, e questa qui poteva essere sia da tavolo ma anche da parete. C'era la versione, infatti qui ci sono i ganci per poterla mettere a parete. Questa qui è del 38, questa qua è la prima Zenith Transoceanic, quella americana, che è del 47. Quindi questo qui 10 anni dopo, ma questa è fatta di legno con la finta pelle. Questa qui è importante perché anticipa già il fatto che, come oggi, le radio, sono bidimensionali, sono dei fatti grafici, non sono più tridimensionali. Il BO è un esempio. Quando si è passati al transistor dalle valvole, quello è un regolo praticamente. Quindi è bidimensionale, è un fatto grafico. Questa qui anticipa già l'elemento grafico. La decima triennale nel 54, che io trovo una cosa stupenda questo allestimento. Di cosa era fatta? Pelle d'uovo, tela da lenzuolo, anello di legno, la lampada era qua sopra. E quindi sparachiodi, era tutta Sì, inchiodata, certo. quindi una roba molto semplice però di grande effetto. La Faceva macchina un decente. effetto di illuminazione come i bank. I bank sono quei fondi che usano i fotografi, cioè i fotografi quando vogliono fare delle foto senza ombra o con le ombre molto morbide usano o degli ombrelli o dei grandi diffusori perché fa l'effetto di una finestra con una tenda davanti, quindi non produce ombra perché diventa un oggetto, una sorgente estesa. E quindi questo dava un effetto di non ombra sugli oggetti. Gli oggetti avevano poche ombre, quindi aveva anche una funzione specifica. Ma dunque, un prodotto rigenerato, e che è stato anche un best seller, è quella lampada che vede là. Quello là è il cestello fatto, quello originale, quello di Palazzo Grassi. Qual è stata l'idea di rigenerare? Le torri faro di un campo sportivo. Cioè noi dovevamo, era un tema che ci eravamo dato con Gaia Aulenti di usare le pareti, perché noi non volevamo né toccare i soffitti e non si potevano, né toccare i pavimenti e non si potevano. Le pareti erano l'unico elemento del palazzo che si poteva. Allora abbiamo detto mettiamo anche le lampade sulle pareti. Pareti hanno dentro tutta la tecnologia Sì, perché del sono tutte palazzo. pareti, sì. Hanno dentro l'aria condizionata, i diffusori sonori, gli allarmi, i sistemi di allarme, quindi sono pareti molto tecnologiche. Allora abbiamo detto mettiamo anche. Allora l'idea è stata quella di pensare alle torri faro dei campi di calcio e il processo progettuale riprende proprio quello, cioè un campo di calcio, sono tanti proiettori e ciascun proiettore fa una piccola porzione del campo, perché se no se fossero a fascio largo abbaglierebbero tutti quanti, invece hanno un loro brillio ma non abbagliano. E con un sistema a mosaico si compone, si ha una luce Perché omogenea. E taglierebbero, difatti questi scusa qui se usano la parete adiacente, cioè sono proiettati sulla parete adiacente in modo da non abbagliare.
Allora il progetto era quello. E mi viene in mente che quando io ho imparato molto, non solo dai miei zii, ma da tutti i loro amici. E una cosa che col senno di poi l'amico Vico Magistretti, lui diceva che per fare un buon progetto non serve la matita. Lui diceva che i migliori progetti li aveva fatti per telefono. Sosteneva questo. E sembrava un paradosso. Invece, grande verità. Un progetto, se uno ha un'idea e prende la matita in mano, lo brucia, brucia quell'idea. Cioè, la traduce subito in forma e E rimane intrappolato nella forma. io dico sempre che i nostri progetti devono essere come i nostri figli, devono stare nella pancia 9 mesi, quindi nella testa non 9 mesi ma qualche tempo. E bisogna parlarne, perché finché un'idea rimane astratta si può plasmare molto meglio. E non c'è niente di meglio della parola per esprimere una cosa astratta. La matita già gli dà una forma, la parola no. Quella lampada lì di Palazzo Grassi l'abbiamo chiamata Cestello, mi viene in mente, perché quando eravamo con la GAE, stavamo pensando, io avevo già quest'idea di mettere dei proiettori come in uno stadio di calcio, cambiando di scala ovviamente, e per spiegare alla GAE, senza disegnare quello che avevo in testa, dico, hai presente quei cestelli dove si mettono le bottiglie? Noi ci mettiamo invece dentro le lampadine. E non l'abbiamo disegnata, cioè poi dopo è venuta fuori, ma prima ne abbiamo parlato, ecco. E parlando il concetto rimane astratto, ma si comincia a formare nella testa mia e sua, si formava l'idea. E poi è diventato, credo sia stata negli ultimi anni, la lampada più copiata, ce l'avevano tutti, ecco, questa è. E quindi forse è la rigenerazione di un, cambiando di scala, di un prodotto, ecco, risale ormai 86, quindi sono la bellezza di 25 anni fa. Allora, arrivavano in Italia le prime lampade alogene. Il primo a sfruttarle come sorgenti in apparecchi è stato Gio Colombo con le lampade Holuce, Spider, queste lampade che ha fatto il primo illuminator da terra con una lampada alogena che allora servivano solo per il floodlighting, cioè per l'illuminazione di aree sportive, lampade di grande potenza. Noi abbiamo detto, ma è così bello il brillio di questa luce, noi la spogliamo e facciamo diventare l'ambiente l'apparecchio illuminante, cioè noi abbiamo. E quindi abbiamo svestito la lampada e l'ambiente diventa la parete. Difatti qui noi abbiamo un'ombra data dalla lampada, ma una penombra data dalla riflessione del soffitto e delle pareti. E poi, essendo una lampada svestita, quindi fatta di nulla, in molti edifici storici, sale affrescate, cioè funzionava benissimo. Quindi il primo lavoro difatti fu la Galleria Milano, che facemmo qui a Milano, una galleria d'arte che aveva questo soffitto affrescato nel 72. Poi mi ricordo che quando l'abbiamo fatta vedere alla GAE, lei era giovane, siamo inizio degli anni 70, siamo andati nel suo studio, aveva lo studio nuovo appena fatto. Siamo lì con questa lampada e mio padre la teneva in mano e io stavo per infilare il filo. E dico, toglietela, quando dagli occhi perché ti abbaglia, quando allora lui la mette giù così, io infilo il filo e scoppia la lampada. Perché per errore fu messa una lampada a 110 volt, quella è a voltaggio americano, a 220. Allora mi ricordo che la Gaia aveva i capelli ricci. Io come le scimmie, toglio tutti i pezzi di quarzo che erano nei capelli. Il filamento aveva bruciato la bocchetta nuova di zecca. E c'era lì il
il suo cliente, di cui non posso fare nomi, ma che noi gli proponevamo quella per la sua casa, e diceva no, mi piace moltissimo, pur avendo visto lo scoppio, e l'ha voluta. Fu quando poi cedemmo tutto il, perché noi le facevamo fare dagli artigiani queste lampade a Fontana Arte, che la GAE la chiamò Scintilla, ricordandosi, ecco perché si chiama Scintilla, perché fece delle scintille nel suo studio. Jazz, era, la musica era il jazz, film, anche lì al cinema andavano poco, tutti e tre i fratelli, non erano, libri, sì, leggevano libri, soprattutto di architettura, e poi dei tre, soprattutto l'Achille era un collezionista, lui collezionava tutto, soprattutto negli ultimi anni continuava a prendere oggetti, collezione, non so, collezione di forbici, di 100 tipi di forbici, da quelle per tosare le pecore a quelle per tagliare il cartoncino, a quelle che usano quelli per tagliare la pelle, sono dei forbicioni, quelli per tagliare i tessuti che non si sfilaccino, che fanno sì, tutto quel zigzag, un sacco di forbici, da quelle da parrucchiere a guzze, e poi di altri mille oggetti, li collezionavamo molto. Ma allora c'era sicuramente uno era Rogers, Ponti sopra, allora Gio Ponti, che anche lì credo che sia stato poco rivalutato negli ultimi tempi. Ponti è stato un grandissimo, perché intanto ha fatto due riviste, Domus e Stile Industria, che poi Stile Industria è passato al Genero, a Rosselli. Ma su queste riviste lui promuoveva tutti i giovani bravi, i suoi, quelli che lui conosceva e li promuoveva. Cioè, Ponti è stato un grande promotor, oltre che maestro. Mio zio, Pier Giacomo, ha avuto la fortuna di fare, prima di essere docente, di avere la cattedra, ha fatto l'assistente, prima di tutto di Portaluppi, poi di Ponti, e poi di Rogers. Quando io ero all'università, lui ero iscritto al primo anno, lui era assistente di Rogers. Quando io sono andato e ho avuto Rogers, lui ha preso la cattedra e è andato al primo anno, però io non l'ho mai avuto come docente. Ci sarebbe stato anche conflitto di interessi, ovviamente. Beh, sì, certamente. Per fortuna, ecco, no, ci frequentavamo in studio, quindi. Però all'università non ci siamo mai stati professore allievo, e quindi credo che in parte Portaluppi, ma Portaluppi meno, Portaluppi era ancora più eclettico di Ponti, poi se parliamo di eclettismo, ma Ponti ha avuto questo grande merito, al di là di quello che lui ha prodotto come architetto e come designer, è stato quello che attraverso le sue riviste ha promosso tutti quelli che poi sono stati i padri del design italiano. Sempre grande spirito di osservazione, osservare molto quello che ci circonda. Si impara moltissimo. Io nel mio lavoro non ho mai avuto problemi di progetto, perché ho imparato sempre a parlare con un'architettura, con un oggetto, e allora lui mi risponde già come vuole essere illuminato. Se si imposta un dialogo, allora ci sono due tipi di progettisti,
non faccio nomi, Chiaro. ma ci sono quelli, come io dico sempre, ci sono quelli che sono i prestigiatori e quelli che sono i veri progettisti. I prestigiatori hanno una valigetta con dentro tutti i loro trucchi del mestiere e la usano sempre, cioè il loro spettacolino. Poi ci sono quelli invece che dialogano, Progetto. con i luoghi, con i committenti, con le funzioni e questi riescono a fare sempre architetture diverse, progetti diversi, architetture o oggetti anche diversi, completamente. Ci sono quelli che invece hanno quello che si chiama lo stile è la valigetta del prestigiatore. E questi, secondo me, valgono molto meno. Se i ragazzi riescono a assomigliare di più a coloro che dialogano rispetto a quelli che hanno la valigetta, hanno già scoperto molte cose, secondo me. Bisogna avere il coraggio di essere fondisti e non degli sprinter. E se uno parte con quella mentalità del fondista, sicuramente va più lontano di uno che fa lo sprint, ecco. E secondo me è più giusto andare lontano.